Ragazzi, welcome back, sono Michele, conosciuto anche come Mike of the Desert sul web. Che dirvi, tocca a Maddalena. Siamo anche a una win streak di 6, io capisco perfettamente che questa serie possa far veramente imbestialire alcuni giocatori esperti, ma è una soddisfazione poter vedere che comunque vinciamo, comunque abbiamo delle belle win streak. Stiamo giocando intorno a questo cabinato, è una bellissima atmosfera e sarà una soddisfazione se rinunciamo a vincere questa Grievous Mode, il vedere già 3 personaggi completati al 100%. Maddalena, mi raccomando. Allora. Speed up, che è fisso. Mi avete spiegato che è una cosa non casuale. E range up. Il range up può essere buono all'inizio. Non voglio semplicemente abusarne. Dunque. Partiamo così. Abbiamo, quindi... Ah, attenzione. Molto, molto intrigante. Ottimo bonus. Avere Maddalena. Maddalena è una creatura... che va assolutamente ferita. Quindi poter disporre di un Devil Beggar è un piacere. Comunque, vediamo un po' intanto se... 1, 2, 3, 4. Gnam. Vedete? Si parte bene. Perfetto. Missing Page 2 è un po' una cagatina, ma questo danno ci cambierà già la partita. Perché ora noi potremo effettivamente bisciottare i nostri amici. Credo che abbiano 9 HP a buttarla un po' in caciara senza controllare il bestiario. Attenzione, oh, salve. Perfetto. Gnam. Ok, allora, sto giocando con un minimo di concentrazione. Avrete notato che non sto chiacchierando ad alta voce, ma... perché in realtà il basement è un inizio abbastanza delicato. È molto importante che il basement, ecco, vedete, non abbia questi errori. Perché poi le cose peggioreranno, ma il primo è quello importante. Perché hai bisogno di tutto... l'accumulo difensivo possibile, proprio per evitarti gravi danni in futuro. C'è da dire che Maddalena in questo è abbastanza avvantaggiata, per fare un eufemismo, perché lei è veramente resistente, veramente tosta. Però, insomma, non volevo perdere il mio Black Heart, onestamente. Un po' mi è dispiaciuto perderne mezzo, perché perdere mezzo Black Heart vuol dire che la prossima volta faremo il danno ad aria. E per carità, schifo non fa. Però il danno ad aria è molto più comodo farlo in situazioni di reale pericolo. Come può essere il Devil Pact di The Shop, per esempio. Questo poi è anche veloce il doppio. Quindi mi colpirà sicuramente, vero? Già. Vabbè. Che dire. In questo caso non è stato sprecato. Perché c'erano tantissime creature su schermo. Quindi ci sta. Eliminiamo, vabbè, lui era facile. E adesso con il range possiamo attaccare lui. Non siamo messi male, assolutamente. Siamo solo un po'... mannaggia. Un po' annoiati dalla pazienza che ci vuole ad abbattere questo ciccione. Ciccione che piange e vomita sangue. Io vorrei farvi capire la crudezza di questa cosa. Macmillan, sei veramente mostruoso a volte. Ora ho capito che quando il salto è più lento, fai l'attacco di roccia. È un tuo potere speciale, champion? Olè, finalmente. Non è finita, però. Dobbiamo abbattere... Ah, salve. Nulla di che, nulla di che. Con 5 di danno... riusciremo a farcela senza troppa lagna, diciamo, ecco. Con Maddalena possiamo sfruttare l'abilità passiva che ha di lei di nascita, ossia l'essere molto molto prosperosa nei confronti dei cuori. Satana, cosa mi offri? Oh. Sempre meglio trovarli con lei che non con The Lost, ragazzi. Sempre meglio trovarli con lei che non con The Lost. Allora.
A questo punto, visto che comunque con Maddalena abbiamo parecchia survivability, io non ho problemi a entrare qui dentro. E a trovare uno, Agalas. Ok, a questo punto ci accontentiamo. Vedo che qui abbiamo un po' di mediocrità. Il Midnight Snack. Il D4. Il D4. Il D4 è carino. Il D4 è carino. Il D4 mi piace. Il D4 mi piace un sacco. Cosa abbiamo qui? È che abbiamo pochi oggetti. Abbiamo troppi pochi oggetti per poterci divertire col D4. Vero? Vabbè, tempo al tempo. Tempo al tempo. Il D4... Il D4 ci farà divertire oggi. Sweet Revenge. Judas Shadow è assolutamente un oggetto inutile. Sono felicissimo di aver preso il D4. Ok, allora. Vediamo un po'. Ah, Memories. Ottimo. Questo un po' mi dispiacerebbe perderlo in realtà. Abbiamo una bomba... ma io vorrei una monetina qua, in effetti, eh. Vediamo un po' se con Agalas... Ovviamente non c'era niente... Ah, invece sì! Ottimo, ottimo. Quindi... ma a questo punto non so mica se... Non è che vale molto la pena, Potrebbe... Come no? Potrei guadagnarci veramente troppo poco. Comunque, vediamo un po'. Ci prendiamo la chiave direttamente per ora. Chissà cosa può succedere con il D4 se lo usiamo con un po' di fortuna. Ah. Santo cielo, che voglia di cambiare. Allora, andiamo. Forza, 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 forza. Qui dobbiamo... Sì, ma ti prego. Ti prego. Santo cielo, avevamo veramente bisogno... Oh, cavolo. Noi ora qualunque oggetto prendiamo ci permetterà comunque di cambiare. L'oggetto, il nostro... la testa di Bob non vale però. Mannaggia. Dobbiamo prendere passivi. Perfetto. Maledetti noiosi. Tu salta in aria, mi raccomando, lontano da me. E uno potrebbe dire, cambiamo ogni volta. Quello sarebbe un po' pericoloso. Forse, forse, non lo so. Quando avremo piani più avanzati e molti oggetti, potrei farlo durante il combattimento. Cerchiamo di divertirci, ragazzi. Cioè, non vedo il motivo adesso di rischiare l'ansia, no? Di non rischiare. Specialmente con Maddalena. Se non lo facciamo con Maddalena, con chi lo facciamo? Ex-Lax. Ah, che noia. Sì, vi danneggiate fra di voi, Poverino. Guardate un po' il knockback, come funziona bene. Lui non è bloat, ok. E allora è molto più gestibile. Abbiamo... Cosa abbiamo? Epifora? No, non dovremmo avere epifora. Ah sì, abbiamo epifora. Carino. Cavolo, carino così però. Sono sicuri di voler cambiare? Sì, che siamo sicuri, lo so, ragazzi. Si può trovare molto di meglio. Anche se... Mica male. Mica male. Mica male davvero. Ok, allora. Aia! Che fastidioso che sei. Guardalo. Tanto tu, questo merdino lancia i ragni, non vale nulla. No, no, no! Non è quello che lancia i ragni. Angeli. Oh. Io avevo bisogno di oggetti per poterli rerollare. E tu mi dai. Ok. Ok. Questo potrebbe darci qualche oggetto carino. Per poco denaro, vediamo un po'. Non è valsa proprio la pena. Sto pentendomi di darti denaro.
Sto pentendomi molto di darti denaro. Beh, forse no, ora ne valsa la pena. Beh, sei un po' avido? Quanto avido sei? Un breakfast. A livello di consumabili ne è valsa la pena, per carità. Invece no. No, non ne è valsa più la pena. Abbiamo fatto abbastanza schifo. Oi, Michele. Questo D4 ti porterà bene? Non ti porterà bene? Perché sei ora sei a depth molto più debole di quello che saresti dovuto essere. Troppi HP up, troppi HP up. Insomma, cosa abbiamo? Ah, ok, allora cominciamo a dargli una marea di vita a questo qua. Su, su. Little Horn Science. The Hierophant, addirittura. Poi il D6. Oh, il D6 è meglio del D4, potremmo anche dire. Forse, no? Anche perché Science mi ispira. Ok, prenderemo il D6 al posto del D4. Il mio piano è un po' fallito. Ci sono rimasto un pochino male, ma ci sta. Boom! Lock up. Lock up. Ok, faremo così. D6, dai. Va bene. Non ne sono felicissimo, ma non ne sono deluso. E che... Aia! No, perché? Mi sono distratto al punto? Quella lacrima è perforante? No, ma Mike! E dai, eh! Mamma mia, questo gioco... Cioè, il motivo per il quale molti giocatori a volte mi dicono ma come fate a vincere le partite? Io... dai! Io non riesco... Oh! È questo il motivo. È questo il motivo. Adesso torno un momento in me. Torno un momento in me. Ma è questo il motivo. Cioè, molti giocatori magari non si rendono conto quanto è importante il non farsi colpire. E inizialmente non riescono a capire come non farsi colpire. E piano piano arrivano a comprenderle e a diventare veramente molto 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 più bravi. Sì, ma porca puttana, eh. E in questo caso parlo specificatamente di Maddalena, che qui si sta comportando veramente male. Qui c'è un po' troppo bordello, eh. Bene, abbiamo perso tutte le nostre risorse difensive. Possiamo dire che le abbiamo investite? Oh, ok, è arrivato il momento di fare il D4. Allora. No. No. Non ci piace molto. Troppi minion. No. Non mi piacciono questi minion. Fanno cagare questi minion. No, non voglio una partita con i minion. Ma men che mai questi. Che sono noiosissimi. Oh, santo cielo. Che palle. Forse avrei dovuto farlo prima. Sto facendo un po' l'imbecille adesso, veramente. Ci sono rimasto... Io mi scazzo in un momento quando prendo danni che non dovrei prendere. E non intendo dire che è colpa del gioco, intendo dire che li ho presi per colpa mia, ovviamente. Sottintendo, no? Per carità, Little Monstro è potentissimo per... Chi sono io per... Oh, che palle! Riuscirà Mike a vincere nonostante la partita che sta... È partita così bene, è cominciata così bene sta partita! È andata così tranquilla! Ok, allora... Nulla. Qui dobbiamo assolutamente giocare di 4. Vi voglio dare una partita pazzerella. Perché ora è molto importante ripristinare la nostra presunta mediocrità in una partita che abbia un minimo di dignità. Ah, il Little Monstro ha un ottimo attack speed però. Io sto cercando di non prendere le monete come sempre, ma non è facile qui. Ovviamente io questo personaggio non lo voglio così. È veramente noioso così. Una palla. A fare il bambino è proprio una palla. E vabbè. Che macello.
Non si sente quando salta. Io sono contento perché, mal che vada, acquisto cuori rossi, per carità. Mi ci sto gettando contro ormai. Non ho più interesse alla sopravvivenza. Non che voglia perdere, eh. Voglio semplicemente resettare. Perché questo è Deps. Allora con Sheol e Boom andrà peggio. Bene, Mike, continua così. Non arrabbiatevi, non arrabbiatevi. Io sono arrabbiato quanto voi in questa puntata. Tutto tornerà, tutto tornerà a regime, promesso. Assolutamente. A questo punto, io direi che visto che dobbiamo giocare col D4, prenderò questo e questo. Ah no, cazzo, devo prendere... Non devo prendere... perché adesso la testina qua non conta più. E ora mi sto incazzando davvero, perché sto facendo il coglione vero. Sto facendo il coglione vero. Boom! Allora. Ah, il bersaglio. No? Che è successo qua? Che personaggio di merda è? Però ho guadagnato denaro. Yes, mother. 11. Un range un po' basso. Altri minion. Strani oggetti. Ah, il prossimo piano lo facciamo così. Guardate quanta resistenza abbiamo ottenuto. E quanto sono volgare in questi episodi. Dico un sacco di parolacce. In questo episodio con Maddalena sto rosicando un sacco. Molto più di quanto dovrei. Ah, the scissors. Lose your head. Nope. E... oh, super bandage girl. Addirittura. Che esagerazione. Allora, qui cosa abbiamo? Abbiamo lui. Poi entriamo qui. Pulsanti. Non ci interessano. Chiavi sono... Oh, qui abbiamo altre... Ah, quando prendiamo danno? Oh, potrebbe essere uno Yerwa. Non è vero. Saremo troppo fortunati. O forse... Io gradirei un po' di regali. Che ne pensi, bimbo? Grande. Ah, il plan C. Potrebbe essere... Nope. The Lovers. The Hierophant. Plan C. Use with caution. È che se io non volessi buttare... Se non volessi buttare il D4... Lo avrei provato il plan C. Assolutamente. Però così è un peccato. Vabbè, andiamo avanti. Vediamo un po' che succede. Boom! Mamma mia. Mamma mia, siamo forti. Così siamo abbastanza forti. Perfetto. Lo so. Lo so. Che vi devo fare? È noiosissimo... essere in questo stato. Perfetto. Che casino. È divertente, eh? Cioè adesso ammetto che... Ah, prima no. Prima no. Ora sto ignorando i danni per puro gusto. Per puro gusto. Ok. Diciamo che ora mi sembrerebbe un po' inopportuno. Abbiamo le bombe grosse. Abbiamo un'immunità alle esplosioni? Vediamo un po'. Ah, sì! Attenzione! Abbiamo immunità alle esplosioni. È la prima volta, da quando affrontiamo tutto Ultra Grievier, che abbiamo immunità alle esplosioni. Allora, attenzione. Allora devo giocare seriamente. Cazzo, che bordello. Ok, allora fermi. Allora cerco di giocarmela seriamente. Allora. Che è successo? Perché non ha subito danno? Ehi, mamma, smettila un po'. Che io la sto prendendo a ridere perché so che ho cuori rossi.
A me i cuori rossi mi fanno, ormai i cuori rossi mi fanno sorridere, perché come fai ad aver paura di morire se hai cuori rossi? Non lo so, ormai. Ormai sento come non paurosa questo status quo. Però, insomma. Sì, ma posso riuscire a prendere il suo cuore, grazie. Attenzione però, sta cosa è molto figa. Black Arts. A sto punto prendo degli Aerofant. E allora proviamo il Plan C. Scopriamo cosa fa il Plan C in Blind Run. Alla cieca, come dei bambini che stanno per fare un errore madornale con dei grandi dall'altra parte dello schermo che gli stanno dicendo: no, non farlo, no! Eh? Sono stato ucciso da... cuore di mamma? Io... sì, era una puntata in cui stavo rosicando tantissimo. Abbiamo perso la win streak, ma non sono mica arrabbiato. Devo... ne riparleremo? Che diavolo? Che diavolo è successo? Ho usato il plan C, il piano C. Ho sparato una lacrima. Non è cambiato niente nei miei oggetti. È uscito del sangue all'interno della stanza. Ho tutti i cuori. E mi ha ucciso l'ultimo nemico che ho eliminato? Uccidendomi? Come se io fossi diventato il mostro? Non lo so, non capisco. Che oggetto è? Mi ha ucciso. Very, very creepy, ok. Va bene, abbiamo tutto il tempo di riprovare. Sono comunque stordito. Certo. Ma fight. Che dire? Ci vendicheremo malamente. Ok, torniamo al... al Womb. Accelerando un pochino. No? Come sempre. Dobbiamo portare a casa Ultra Gradier oggi. Al di là del fatto che mi sono ritrovato in mezzo ai patti degli angeli, che con Maddalena praticamente è la cosa più inutile che possa esistere, sono qui completamente privo di verve, privo di energia, perché davvero non è successo niente. È stata una partita, nell'accelerazione l'avrete anche visto, adesso mi toccherà prendere questo oggetto che non mi serve a nulla ovviamente.
a parte lo shot speed up, perché abbiamo già l'attack speed massimo, ma ho continuato, cioè sto coscientemente, in ogni piano l'avrete visto, prendendo danni, perché da una parte per me il canto del cigno dell'ultima volta che potrò prendere danni, perché Maddalena è Maddalena ed è molto... Ah, ok. Maddalena è Maddalena ed è un sacco carino che ci permette di fare questa cosa. Viceversa, altri personaggi non ce lo concederanno mai più. Però al di là del gioco, di fregarsene dei danni, eccetera... Sapete che, cioè... Non... Ah, questo è il Silver Feels Lucky. Boh, io lo prendo perché non so cosa sia. Però sapete che davvero non... Non è una partita così standard, così banale a modo suo, vi giuro, veramente. Non è niente di speciale, alla fine, vabbè, tanto non terremo patti di Satana, eccetera. Potevo andare qui dentro, in effetti, a pensarci bene prima, ma che se ne frega? Davvero, ragazzi? Ah, Pertro, almeno una volta una cosa carina c'è. Peccato che dovevo prenderla prima del piano che ho fatto. Comunque, vabbè. Allora, vi dirò, ragazzi, veramente, questa partita non solo la sto dando scontatamente per vinta, indipendentemente da quanto io abbia un personaggio normale, ma da una parte non ho interesse a non prendere danno, perché tanto, cioè, sapete, ho questo feeling del... sono Maddalena, ho una quantità di cuori spropositata, Ultra Greedier ormai bene o male lo conosco, posso permettermi di prendere danni perché... Peccato solo che, ecco, non sono Sansone. In alcuni casi mi sarebbe piaciuto poter avere dei bonus da questi danni. Perché, per esempio, vedete, ora sto prendendo una marea di colpi. Eppure, questi colpi comunque mi stanno facendo perdere una percentuale relativamente bassa dei miei danni. Io avrei dovuto utilizzare l'attivo subito, ma mi sono messo a fare un discorso con voi e mi sono distratto. È che è una partita... incredibilmente classico. Che cazzo ci fai tu qua? Ah, ho premuto la boss fight. Ok. Ecco, la bomba. Lo so che è terribilmente brutto vedere prendere danni così. Adesso guarda. Scusa, perdonatemi. Smetto di fare il giocatore nichilista. Però è che mi aspettavo di fare una bella run divertente, piena di chicche, no? Come è sempre stato recentemente, in un modo o nell'altro... È sempre successo qualcosa di strano. In questo episodio, il Plan C, che io, quando voi lo vedrete, io avrò già scoperto cos'è, perché avrò lavorato al montato, quindi saprò cosa fa quell'oggetto, mi ha divertito. Mi ha sinceramente divertito. Però non questa seconda partita. Non questa seconda partita. Tanto che a volte ho pensato, ma quasi quasi la restarto solo per ottenere qualche oggetto diverso, perché abbiamo un'ottima Maddalena, resistente, 7,5 di danno, 5 di attack speed. È la classica cosa che ti fa felice all'inizio di The Binding of Isaac. Sì, ma all'inizio, cioè non alle partite finali. Alle partite finali vuoi qualcosa di che rimanga in memoria, diciamo. Invece questa è una partita molto normale, molto normale. Ora cerco di non prendere danno, promesso. Gioco seriamente, vediamo che cambia se cerco di non prendere danni con la buona Maddalena nonostante la sua resistenza. Qui ho sbagliato. Non l'ho fatto apposta come le altre volte. Apposta intendo dire, non che andavo a cercarmi danni, ma perché non prestavo attenzione. Allora. Finalmente, Satana. Satana, Satana, Satana. Oh, ecco qua, quello che volevo che accadesse. Questo, ecco, già questo mi offre una cosa speciale. Già ora la partita ha un ricordo più positivo, perché è accaduto qualcosa di singolare. Capite cosa voglio dire? Ho utilizzato... cos'è? It itches. Metal plate. Una difesa? Possibile? Wow, che bello! Sono contento. Sono contento che ho potuto darvi qualcosa di originale. L'utilizzo di Pertro all'interno della Devil Room. E questa inculata. Certo, no? Ok, aia! Ne è valsa la pena. Allora. Bene. Quindi. È tutta sorte, no? Quindi. Ma questo terno all'otto? The Pact. Non potevo certo abbandonarlo. E allora, zack! Mom's Heal. Range up. Bene.
Diciamo che adesso siamo veramente fighi, eh. Dai, 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 dai. Oh, che bello. Wow, ok, allora mi impegno. Allora mi impegno. Allora mi impegno. Vai. Allora. Ah, cazzo. Speravo che non fossero spawnate i mostri qua sopra. Ero salito per schivare. Ok, l'impegno, ma qui faccio... Oh, oh, cazzo. Ho ancora i solar. Qui possiamo constatare la differenza fra prendere danni perché manchi di attenzione e prenderli comunque anche se sei attento. Porcaccia la miseria. Mamma mia, che bombe. Che bordello. Mamma mia. Devo uccidere quello che ci danneggia. Ah, il metal plate ci ha difeso o sbaglio? Che bordello. Sto cercando di utilizzare la stanza come scudo, ma non basta. Ok, ok. Ci però ci risparmieremo, fortunatamente, i... Ci risparmieremo il dramma del Devil Pact, perché l'abbiamo già raggiunto. Ah, salve, eh. Ok. Togliamo di mezzo prima gli attacchi fastidiosi, poi pensiamo alle appendici. Ok, perfetto, perfetto. Il peggio è passato. Ah, uno schiva una cosa e la colpisce l'altra. Ah, giusto, perché sono lacrime spettrali, ma non perforanti. In realtà... Speravo di poter... Ah, che scemo, è vero, le lacrime spettrali... Non sono fighe come sembrano. Avete capito perché le ho prese, vero? Mi ero flashato che... E questi? Quanti dannati... Quanti siete? Che bordello! RNG! RNG! Che cosa mi hai fatto trovare? Era... Ti sembra il caso? Pure in due! In tre! Ma... Vabbè, ma che bello che è giocare... Che bello che è giocare con i... Ah, ma è stato... Ah, era il patto di Satana! Ecco perché mi sembrava di aver fatto un errore. Sì, però a civicchia. Cioè, comunque è stranissima sta cosa. Molto strana. Synthoid. Ok. Va bene. Va bene, ragazzi. A questo punto devo essere molto serio, molto attento, non fare errori, e forse posso darvi uno scontro interessante. Perché una volta tanto raggiungiamo Ultra Grid con... Non solo la Curse of the Unknown. Mamma mia, che fastidio. Ma con la possibilità di effettivamente essere sconfitti. Essere sconfitti. Ah. Fight. Io andrei di religioso silenzio. Ah, supportatemi in questo scontro di logoramento. Perché comunque lo si voglia vedere, effettivamente... È tantissimo tempo che non affrontiamo Ultra Grid con un danno e una build semi-normale. Che ti dà quasi l'effetto che effettivamente le build diventino più potenti, che i personaggi diventino più potenti man mano che giochi, quando in realtà è assolutamente falso. Non è così. Però forse le espansioni... Ah, merda. Mo? Mamma mia. Cazzo, 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 che brutta cosa. Ecco, appunto. Con personaggi normali certe cose diventano incredibilmente più difficili. O forse sono con i personaggi forti che alcune cose diventano incredibilmente troppo facili. Allora. Io non so quanti colpi... Che cosa è successo? Ah, l'antivirus. Ha rotto le palle. Va bene. Ha messo pause. Così. Allora, sperando che... Allora, il range delle esplosioni lo sappiamo. Che poi spawna anche questi ragni resistentissimi ed è molto fastidioso. Allora, stavo dicendo che
Sì, è vero, Afterbirth Plus ha sicuramente potenziato alcuni personaggi con alcune build, alcuni oggetti aggiunti, eccetera, ma sembra effettivamente che mancasse da un po' il combattere Ultra Grid con dei danni relativamente bassi. Poi io non so quanti colpi possiamo prendere, penso 4. Poi bisogna contare cosa ci colpisce, perché Ultra Grid toglie, mi sa, un cuore intero, appunto. Mentre le creaturine mezzo. Ecco, è questo il problema di Ultra Gridier. Vedete, avete visto che, appunto, abbiamo... Le sue lacrime hanno un range non infinito. Ecco, sarebbe meglio se fosse infinito. Sarebbe molto meglio. Ah, cazzo, il danno a contatto! Ah, santo cielo. Abbiamo già subito uno adesso, allora, occhio. Purtroppo, quando diventano esplosioni, è un po' una cagata. Perché non puoi mai sapere se sei... Che cazzo? Dove mi metto io? Ah, pelo. Non puoi mai sapere se ti sei posizionato bene o no. Mamma mia. No. Che macello adesso. Ok. Si è curato nel frattempo l'infame. Guardate, è veramente una battaglia di logoramento così. Ce la facciamo a colpirlo? Non ce la faccio a prenderlo, ok. Avrà anche meno 1000 HP in meno il gigante, però... Sono 1000 HP in meno in cui ti bombarda, letteralmente. E le sue lacrime esplosive, purtroppo, hanno appunto un range limitato. E quindi non puoi mai sapere precisamente, salvo forse un'esperienza veramente gigantesca, dove vanno a finire. Tipo, no? Tipo. Se quelle cose esplodono, è un problema. È veloce però, maledetto. Ok, attenzione. Scoppia! Mamma mia. Grid, ti prego. Il problema sei tu dopo, non adesso. Ok, ora anche se butta giù le chiavi. Ah no, ok, non ho fatto niente. Morite. Ok, sto... Silenzio, silenzio. Mica Michele, silenzio. Eh no, dai! Ma che stupidaggine! No, ma che cazzo! No, 3 danni così, ma che stronzata, non è possibile. Ma che fastidio questo scontro. Che poi sì, d'accordo, uno può anche apprendere il movimento del terreno roccioso, però andate un po' a cagare anche, Cioè... Troppo caotico. Allora... Poi non è vero, che questo non è caotico come sembra. Poi non sono. Però non sono morto. In teoria sarei dovuto morire con quel colpo. Forse sto calcolando male. Eh sì, si può intuire il movimento, però è normale che uno si incazza una certa. Vero Michele? Ti sei arrabbiato tantissimo adesso. Questa rimane una partita in cui effettivamente rosico. Tantissimo. Non sparare lacrime. Afterbirth Plus è l'espansione delle boss fight che devi combattere fuori dallo schermo. È proprio papale. Io non so quanti danni ho preso. Mamma mia, di nuovo mi avrebbe preso. È stato il Metal Plate? Non lo so. Qualunque cosa sia stata, mi ha salvata. Salvato. E Lamp of Coal mi farebbe molto piacere. Guardalo! Ma ti inseguono? Perché mi sembra che siano irregolari. Sì, sì, continua così, mi raccomando. No! Oh! Mannaggia!
Santissimo. Culo. Cliff of Balance. Sì, ma abbiamo rotto. Abbiamo vinto per il rotto della cuffia stavolta. Tutte le partite. Cioè, questa è stata una delle partite meno vinte di sempre. Non... Porca miseria. Porca miseria. Wow. Eh sì, sarà anche questo lo spirito di Binding of Isaac. L'avere l'avidità, insomma, il culo stretto. E via. Anche Maddalena ci ha lasciato. Wow. Alla prossima.